sei stato tu. Sì, sì, la colpa è sua. Sì, sua, signore. Ed anche sua, signora. Di quello che sta avvenendo oggi, la colpa è vostra. La colpa è di Adamo ed Eva. Tu? No, tu non c'entri, bambino. Sei troppo piccolo. Questa strana vicenda umana è dovuta a... Ma loro non c'entrano. Loro hanno solo trascritto la storia della vostra colpa. Una storia vera, anche se interpretata da... Basta! La nostra storia comincia in una grande città, in una grigia giornata invernale. Guardate questi uomini e queste donne in tram, sul marciapiede. Sapete chi sono? Sono degli Adami e delle Eve, sì. Anche se rispondono al nome di Giovanni, Dorina, Antonio, Maria, essi non sono che delle copie dei due grandi originali, Adamo ed Eva. Ma la nostra storia comincia con un Adamo, Adamo. Adamo Rossi fu Giuseppe, un Adamo dispensatore di bellezza, genere di prima necessità per le donne. Ah, eccolo! Tutte le signore sono entusiaste di Adamo Rossi, della sua messa in piega, del suo gusto nello scegliere le tinture, gli smalti, della sua abilità nel togliere le rotondità superflue. È unico, come unica è la sua principale collaboratrice, la manicure Eva, Eva Bianchi di Carmelo. Buongiorno, Eva. Buongiorno. Buongiorno, signora. Cosa c'è? Scusi. Niente, signora. Dispiaceri? No. Il tuo Adamo forse non ti ama più? Non ti fa più la corte? Ah, per fortuna, si è stancato. Vede, da due giorni non mette più nemmeno le solite rose. E ti dispiace? A me? Oh, poverino, è tanto caro, ma... Non avrà un'altra donna per la testa. Lui? No, sta sempre in mezzo alle donne ma non ne guarda nessuno. Io non mi fiderei. C'è un espresso per il signor Adamo, vuol firmare? Lettera? Profumata. No, studio notarile Giuliano Galletti. Proprio sicura? Io adopro sempre le buste della ditta di mio marito per scrivere ad Alfredo. Sembrano lettere commerciali ed invece... Scusi, signora. Che c'è? Sono occupato. Avrei da parlarle. Un momento. Questa maschera di bellezza, contessa, è meravigliosa. Non dimenticare Adamo che sono nervosa, nervosa, nervosa. È una regola fissa. Tutte le donne giovani e belle sono nervose. Grazie, Adamo. E l'eccezione conferma la regola. Grazie, Adamo. Tu non crederai, ma io non ho mai fatto maschere di bellezza. Lo credo, contessa. Questa maschera tira? No. Da fastidio? Adamo, io sono molto insofferente. No, per carità, al minimo disturbo, contessa, un cenno, una parola, uno sguardo, alzi il ditino e io accorrerò senz'altro. Là. Lei ce l'ha con me, vero? Perché? Non ricevo più le sue rose. Ah, se n'è accorta? Sicuro. E mi dispiace tanto. Ho fatto qualcosa che non va? Sì. E quando? Ieri? Oggi? L'altro ieri? Sempre. Sono migliaia d'anni che tu, Eva, fai delle cose che non vanno a me, Adamo. Ma che cosa dice? So tutto ormai. Non me la fate più voi altre donne. Per fortuna ho trovato in una polverosa biblioteca questo. Che cos'è? È la storia dei nostri incontri attraverso i secoli. Adamo! Oh, vengo, contessa. Quanti incontri ci sono stati. E sai chi c'è sempre andato di mezzo?
Io? Faccia vedere. No, tanto non capiresti. È scritto in cinese. Già, quello. E lei capisce il cinese? Come no, l'ho studiato alle scuole serali. Oh, mamma! Ma basta con le donne adesso, basta. Di, scusi, pardon, Oh, ma signor Adamo. Signor Adamo, io l'amo veramente. Ah, sì? Da quando? Da oggi? Sì. Così, senza motivo? Sì, improvvisamente. Straordinario. Le stesse parole. Cara Eva Bianchi, anche lei disse così quel giorno. La donna. Pagina 1, guarda. No, guardo io. Chiudi gli occhi. Ecco qua. La prima volta che noi due ci siamo incontrati, mi hai proprio detto che quel giorno era nato l'amore. Io vivevo solo. Non pagavo le tasse, non leggevo i giornali, non ascoltavo la radio. Ero felice e non lo sapevo. Non mi mancava niente. Avevo tutto a portata di mano. Da mangiare. Da bere. Ogni conforto, la felicità completa. Ebbene, povero incosciente, mi annoiavo. Mi mancava qualche cosa, non so che, ma quel non so che fu la mia rovina. Mi sentivo solo in mezzo alle altre creature che vivevano a coppie e che erano molto meno felici di me, ma non lo dicevano a nessuno. E purtroppo un giorno... Adamo! Adamo, attenzione! Nasce l'amore! Nasce l'amore! Sì, Adamo, sta nascendo l'amore! È nato l'amore! Che cosa sarà mai della mia vita? Non ho nessuno qui vicino a me. Pensavo, tremavo, ma finalmente ho visto te. Oggi è nato l'amore e sai perché ha tremato il mio cuore vedendo te. Voglio baciare sei tu. No, non ti posso lasciare mai più. Nel tuo dolce sorriso mi perderò, carezzando il tuo viso ti parlerò. Dici a me? Ciao. Ciao. Mi dai un bacio? Volentieri, ma non ce l'ho. Ma come non ce li hai? I baci, anche se uno non li ha, li può dare lo stesso. Sulla parola? Ma no, è così.
mica male. Mica male. Adamo! Ehi, me ne daresti un altro? Ehi, senti. Di. Adamo! Vieni qua, aspetta. Vieni da Anna, no! Dammi, dammi. Eva, senti. Eva! Eva! Adamo! Scendi giù! No! Oh, scendi giù! Finalmente ti ho presa. Su, via, dammi ancora un bicio. Cosa? Un bicio, no, un bucio, un bacio. E quel bacio fu la mia rovina. Ma che fai, Eva, dormi? No, vedo tutto quello che lei mi sta raccontando. Sì, ma il bello viene adesso. Chiudi gli occhietti, cara, chiudi gli occhietti. Fino al bacio fatale ero un uomo libero. Ma poi tutto finì e cominciarono i guai. Per soddisfare i tuoi desideri, dovetti costruire una casa. Una casa? Mm? Per me? Sì, per te. Ma chiudi gli occhietti, cara. È qui è bella. Beh, che fai? Poverino, che fatica! Beh, ma una casa ci vuole, no? Quel Fanfani! Poi la famiglia si ingrandì. I parenti cominciarono a litigare fra di loro. Dalle parole ai fatti, così, senza accorgersene, inventarono la guerra. E da allora sempre guerre, guerre nei secoli. E sempre per colpa tua. Beh, non le sembra di esagerare? Zitta, contessa. No, non esagero affatto. Anche la prima grande guerra si fece per colpa tua. La guerra del 14? No, la primissima guerra, la guerra di Troia, non avvenne forse per colpa di una donna? Di Eva? Anche se questa si chiamava Elena. Guarda, da 10 anni gli Achei combattono sotto le mura di Troia. Quando sarà quel giorno, di quella settimana, che il mio furier mi chiama e a casa se ne... Silenzio tu, perché che c'è? C'è consiglio di guerra, disturbi i grandi capi. Quelli sono 10 anni che disturbano me. Uè, uè, è dal primo giorno dell'assedio che io sono qua. Per Giove, di che classe sei? Del 4. Del 4? Sì, del 3704 avanti Cristo. Classe di ferro. Vedrai che adesso la guerra finisce. Sì. Stanno maturando grandi cose. Ci siamo. E ci resteremo, e questo è il guaio. E io voglio tornare a casa della mia Cinzia. Ma vedrai che adesso torneremo a casa tutti quanti. Stanno combinando l'ultimo attacco decisivo. E poi... E poi ce ne sarà un altro. Ma che? Stai zitto. Parla il bollente Achille. C'ha la febbre? Ma no, è impetuoso, focoso. Impetuoso? Bisogna tenerlo allora. È ora di finirla. Diamo il colpo decisivo ai troiani. Attacchiamoli in forza, tutti uniti. Molti dei nostri moriranno. Ma che importa? I morti faranno da scalino ai vivi. Bravo, Achille. Che bravo e bravo. Non hai capito che gli scalini siamo noi? Però è un uomo coraggioso, Achille. Sfido, lui è invulnerabile, non può morire. Perché? Anche lui può morire se lo colpiscono al tallone. Il guaio è che io sono tutto tallone. Sono tallone dalla testa ai piedi. Una volta penetrati nella città la metteremo a ferro e a fuoco. Non risparmieremo nessuno, uomini, vecchi e bambini. E in quanto alle donne, poi... Un momento. Zitto, si è alzato a parlare Menelao. Buono quello. Come osi parlare così del re di Sparta? Perché lo conosco molto bene, sono il suo attendente. Achille ha ragione. Ecco, però vorrei pregarvi di una cosa. Durante la distruzione di Troia, mia moglie Elena, vorrei che la rispettaste, vorrei che non le faceste alcun male, perché, sì, insomma, io l'amo. Io l'amo. Le voglio tanto bene. Ma sì, stai tranquillo che nessuno te la tocca, la tua Elenuccia. Tra l'altro poi non è nemmeno il mio tipo, non mi piace. Non ti piace mia moglie? No, ti dirò che tutta questa gran bellezza io non ce la trovo. Non ti piace Elena, la più bella donna di tutta la Grecia? No, mi piace, è rossa. Allora vuol dire che la rifiuteresti. Certo.
Ah, per Giove, questo affronto me lo pagherai caro. Avete sentito? Non gli piace mia moglie. Agamennone, non gli piace mia moglie. Basta, basta, Achille. Parliamo di guerra e non di donne. Domando la parola. La parola al generale Ulisse. Tutti abbiamo una moglie che ci aspetta. Tutti vogliamo tornare a casa presto. Sono anch'io per l'attacco decisivo, ma non vorrei far morire troppa gente. Ste lascia d'oro. Quello sì che parla bene. Per questo mi permetto di presentarvi un mio progetto. Noi vinceremo perché possediamo un'arma segreta che nessuno al mondo sospetta. Ai ai ai, pure lui, armi segrete, siamo fregati. Ecco. Noi vinceremo con questo. Buonanotte. Anche Ulisse si era imbecillito. Con un cavalluccio di legno. Ulisse, vuoi burlarti di noi? Non è tempo di giochi, Ulisse. No, non è un gioco. Noi fingeremo di abbandonare l'assedio, partiremo con le nostre navi, lasciando sulla spiaggia un cavallo come questo, alto 15-20 metri. Cosa faranno i troiani? Ci giocheranno. Lo introdurranno in città. Nell'interno vuoto ci saranno i comandos. Gli arditi, i volontari della morte, 50 eroi pronti a tutto osare. Nella notte questi 50 uomini usciranno dal cavallo per aprire le porte della città. A noi che saremo ritornati. Voce! E se i troiani lasceranno il cavallo sulla spiaggia? Sarà un tentativo andato a male. In questo caso attaccheremo come vuoi tu. E sarà la strage. Propongo di mettere ai voti l'approvazione del piano di Ulisse per alzata e seduta. Siete per il cavallo? Allora sono a cavallo. Perché? Perché nella pancia di quel cavallo entrano solo 50 eroi. E con questo? Ah, io non sono mica un eroe. Io sono un vigliaccone che mi faccio schifo da me stesso e me ne vanto. Creusippo! Creusippo! Ulla! Creusippo! Creusippo! Comanda, devo chiederti un grande favore. Mi vuoi bene? Beh, io sono un tipo che mi affeziono facilmente. Grazie, caro. Sei disposto a fare qualunque cosa io ti chieda? Beh, sì. Spogliati. Eh? Spogliati, profumati, vestiti da donna. Fallo per me. Menelao! Menelao! Ma che cosa capisci, idiota? Devi travestirti da donna per attraversare le linee nemiche e raggiungere Elena nella città assediata. Io? Sì, le porterai un mio messaggio. Elena deve convincere i troiani a far entrare il cavallo, deve collaborare con noi. Solo così potrà salvarsi. Doppio gioco, doppio gioco. Partirai travestito da portatrice d'acqua, passerai da Porta Scea e raggiungerai il Palazzo Reale. Se mi accontenterai, ti manderò in licenza. Di dove sei? Di Creta. Ecco, così potrai raggiungere la tua moglie cretina. Beh, senti, alle volte è meglio avere una moglie cretina come la mia che una sveltona come la tua, eh? Non cominciamo, ragazzi? Dove vai? Quando mi porti un po' d'acqua nella tenda? Bella! Oh, giù le mani! Mettetevi in filo! Svegliati. Oh, che volete da me? È ora di svegliarsi, divina. Che cosa c'è di nuovo nel mondo? La guerra continua. Ancora? Contri di pattuglie alla foce dello Scamando. Le solite cose. 400 morti da parte troiana. Ma poveretti, che pena. C'è altro? Di là c'è una donna. Ha attraversato le linee. Dice di aver qualcosa da consegnarti. Da consegnarmi? Che siano i profumi d'archiloco? Falla passare. Oh, meno male, con questo blocco non arriva più niente. Oh.
Scusi. Beh, dove vai? Vieni, vieni qui. Non hai mai visto una donna appena alzata dal letto? Sì, ma sono 10 anni che... 10 anni che cosa? 10 anni che porto l'acqua. L'acqua profumata? Oh, vieni. Sì, ma io devo... Vieni, ti dico. E cosa è quell'ancora? Che fai? E cosa quell'ancora? Sì, signora. Su, adesso aiutami a slacciare la fibbia. Uff, che caldo. Beh, e che aspetti? Sono 10 anni. 10 anni cosa? Lo dico, 10 anni che porto l'acqua. E le fibbie mi fanno una certa impressione. Lo sai che sei una simpatica donnetta? Dite, sei tan bel d'unit. Cribbio. No, non sono una donna. No? Sono figlia di Giove. È un'altra cosa. Beh, siamo lì. Non è vero. Noi figlie degli dei non siamo come voi altre donne comuni. Spesso siamo cattive. Tu però mi sembri buona. Io che ho fatto morire migliaia di uomini. Lo credo. Ah, vieni su. Vieni, presto. Ho tanto bisogno di un bagno freddo, sai? Io di una doccia gelata. Su, versa. Di più, ma che fai? Ti incanti? Non sei mica innamorata? Non penserai mica all'amore, no? È proprio a quello che penso. Sei innamorata? Ti capisco, cara. No, se tu mi capissi veramente. Mi sento meglio. Io no. E dammi. Ah, ne avevo proprio bisogno. Vieni. Volentieri. Sai che ti dico? Mi è venuta voglia di fare una cosa. No. Sì? A chi lo dici? Fammi un po' di massaggio. Ah, ma veramente i massaggi? Che aspetti? Sono 10 anni che aspetto. Che cosa? No, sono 10 anni che porto l'acqua e a fare i massaggi mi fa un po' impressione. E poi, giunti a questo punto, i massaggi... Oh, a proposito di massaggi, ho un messaggio per te. Un messaggio? Sì. E di chi? Di... Ah, ho capito. Menelao. Menelao, bravo uomo Menelao. Menelao e Ah, no. No. Assolutamente no. No, si tratta di un piccolo cavalluccio così, da far entrare, un piccolo cavallino. No. Schiava. Schiava, puoi dire al tuo padrone che amo Paride e che non tradirò questo cavalleresco popolo troiano che sta combattendo una così dura guerra per me. Brava. Digli che se sarà il caso saprò morire fra le braccia di Paride, del mio Paride che non mi ha mai tradito. E digli anche... Di, ma tu m'ascolti? M'ascolti? No, sì, cosa? Ah, è meglio che te lo scriva. Aspettami. No, Elena. Elena, signora Elena, Elena. Per un cavalluccio fa tante storie, far entrare un cavallino. Sì, io farei. Elena, Elenuccia, Elenuccia e Ducci. Oh. Bibichina, non si tocca il profumo della signora. Ah, no. Cavina. Sei nuova? D'occasione. Chi ti ha mandato qui? Il sindacato. Il sindacato? Il sindacato libero. Ah, e come ti chiami? Creusippa. Creusippa. Oh. E come ti trovi qui? Ti piace la signora? Tanto. Lo sai chi sono io? No. Sono Pavide. Ullala. Ma come il mio nome non ti fa effetto? Il nome no, la pioggia un po'. Ma che razza di donna sei? Sono un tipo tutto speciale. E dimmi... Hai mai baciato un uomo? Uè, ci mancherebbe... Ma per chi mi hai preso? Ci mancherebbe un po'. Oh, interessante la piccinina. Petrolio? Corte maggiore. Ci vuole del tempo, mica subito zang 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 per riempirlo. Dimmi, qual è il tuo tipo?
La signora. Come? No, dico, se la signora viene qui e ci trova così guai, lasciami. Ma stai fermo, no, lasciami sulle mani, no, non fare ma lasciami così. Fare. Oddio, lasciami. Ma lasciami fare un momento. Oh. Ma lasciami fare. Cosa mi importa della signora? Mi sono già stancato di lei. Mi piaci tu, Favosetta? No, 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 lasciami, Forosone. Oh. Ma lasciami fare. No, di, guarda che grido, eh. Non fare la sciocca, sta guarda ferma. Che... Cellere, chiamo la cellere. Paride. Paride. Tableau. Non me lo sarei mai aspettato. Vattene! Perdonami, Elena, è stato un momento di debolezza. Chiama la debolezza con quelle mani lì da carnera. A momenti... E poi sai cosa ti dico? Scherzi di mano, scherzi da troiano. Va via che non ti voglio più vedere. Ma Elena... Va via, ti ho detto. Ma Elena... Via! E questa me la pagherai cara, molto cara. No, tu resta. Dirai a Menelao che ho deciso di collaborare. Collaborare? Sì. Anche tu, doppio giochista? Sì. Fai bene, io ne ho conosciuto uno a Torino che prima del 25 luglio ha aspettato che poi dopo che l'8 settembre al 25 aprile quando ha scoppiato la... Lui, adesso quello lì a forza di... commendatore. Farò di tutto per convincere i troiani a far entrare il cavallo in città. Davvero? Sì. Ma allora è finita, abbiamo vinto. Posso tornare dalla mia Cinzia. Ah, congeda, congeda, tutti a casa si va. Congeda, congeda, tutti a casa si va. Oh. Ma tu? Tu sei un uomo. Signor sì, soldato Crisippo di Creta, classe del 4, classe di ferro. Terzo battaglione d'assalto, seconda compagnia per servirla. Molto bene. Molto bene. Vieni, caro. Vieni. Con te la mia vendetta sarà completa. Elena. Elena, Elena. Erano 10 anni. Crisippo sei tu. È andata bene. Benissimo. Ecco il messaggio. Grazie. Oh, Elena ci sta. Ci sta. Come no? Altro che. Ma allora mi ama ancora. Mi è ancora fedele. Come no? Altro che. Oh, bravo. Sono veramente fiero di te. Mi mandi in licenza? Un momento. Ho deciso che tu non sia più un semplice attendente. Mi mandi in congedo? Ti nomino eroe. Grazie. E come tale avrai l'onore di comandare quel manipolo di eroi che questa sera si occulterà nel ventre del cavallo. Sarete i primi a entrare in Troia e sarete i primi a morire per la gloria imperitura degli Achei. Va. Oh. Ancora complimenti. Bravo. Ragazzi, noi stiamo per compiere un'impresa memorabile. Un'impresa la cui eco risuonerà per sempre nei secoli. Ognuno di noi per questa impresa passerà alla storia. Scusi. Ma che c'è? Beh, io preferirei passare in geografia e rimanere qui. Silenzio. Ognuno di noi passerà alla storia. Però da voi dipenderà la vittoria. Voi penetrerete nella città. Morirete. Però prima di morire, aprirete le porte. Noi entreremo nella città nemica, la distruggeremo e affogheremo tutti i suoi abitanti in un lago di sangue. E così Troia sarà liberata. Questi liberatori. Morte a Troia! Morte! Mi raccomando, Elena. Accidenti alle donne! Cosci!
mia bruciò e io morì insieme ad altre migliaia di disgraziati per colpa di una donna. Sei convinta adesso? No. No, no. Ma proprio no, signor Adamo, è facile dar tutta la colpa a me, a noi. Lei doveva far tesoro della sua esperienza. Ah, ma d'esperienza l'uomo non ne fa mai abbastanza. Già, lo dice lei. Io? E qui? Carta cante villan dorme. Gli uomini, poveri uomini, tutti, poveri, ricchi, disgraziati, potenti, re. Guarda i re. Eccolo, il buon Tarquinio, Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma. Poteva stare tranquillo e invece i due proconsoli Bruto e Collatino vengono e lo strappano dal trono. E per colpa di chi? Di Lucrezia. Non Lucrezia Borgia, che è un'altra brava donna della quale parleremo a suo tempo, ma di Lucrezia la matrona romana, che si uccise davanti al povero Tarquinio solamente per fargli dispetto. E così muore la monarchia. Povera monarchia! Eh no, per noi piemontesi, viva la Repubblica! Passano gli anni. Vedi il celebre Marcantonio come affronta stoicamente la morte per colpa di Eva, Cleopatra. Ave. E così muore la Repubblica. Muore Marcantonio. Muore Cleopatra. Muore l'aspide. E forse muoiono ammazzati anche quei due che non c'entrano per niente per colpa di Eva. Sempre di Eva. Poveri. Taci tu! Pardon. E quelli chi sono? Paolo Malatesta, bello, giovane, affascinante. Grazie. Prego. Questo che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Amor che a nulla amato amar perdona, mi presi di costei piacersi forte, che come vedi ancor non mi abbandona. Povero Pavoletto, infilato come un tordo. E io no. Colpa tua? No, scusi, signor Adamo, ma io ho l'impressione che questo libro consideri le cose da un punto di vista suo. Anche se la colpa fosse stata tutta mia, della donna, ma lei, signor Adamo, doveva farsi furbo, lasciar perdere le guerre. E poi, innamorarsi sempre come un cretino. Io l'ho fatto il furbo, perlomeno, ho tentato di farlo, ma con quali risultati? Senti qui. Dopo tanti e tanti anni, Adamo è califfo di Nicea, Ermin Omakar, il califfo dei califfi. È un uomo saggio, pieno di esperienza. Ha risolto il problema della guerra circondandosi di alte mura e quello della donna incatenando nel suo harem non una sola, ma 365 mogli, una per ogni giorno dell'anno. Le più belle femmine d'Oriente. La bionda, la bruna, la sensuale, l'ingenua, la sognatrice, la circassa, l'etiope, la pin-up girl, l'ottomana, la bolognese. Chiamalo fesso. A Boissan? Zitte, zitte, figliole. Oh, adesso sentiamo le ultime novità. Allah protegga il principe dei credenti, il sole dei nostri occhi, il profumo della nostra vita, il terrore degli infedeli, il più potente. Nessuno è più potente di lui. Basta con la propaganda. Notiziario. I crociati cani infedeli continuano l'assedio alla nostra città. Oggi scade il quinto anno di guerra. Blitzkrieg, guerra lampo. I miscredenti stremati dalle sofferenze muoiono a migliaia. Hanno voluto la guerra, peggio per loro. Qual è il formaggio più squisito? Le bimbi grandi preferito? La robiolina d'Invernizzi è davvero una borgata. Basta con la pubblicità. Sentiamo la rete azzurra. Sì, sentiamo. Allo, allo, radio Paris, allo.
Giornale radio, Roma. Quest'oggi la Camera ha affrontato il problema degli statali ed ha deciso che... Ma che è successo? Gli si è rotto la valvola. Non sapremo mai niente di quello che hanno deciso per gli statali. Beh, ragazzi, andiamo a nanna, eh? Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, gallinelle. Buonanotte. Buonanotte, gallinelle. Sono felice, mio dolce signore. Oh, perché stella del mattino? Perché dopo tanta attesa, questa è la mia notte. La tua notte? Oh, non ti illudere, cara. Buonanotte. E come? Non tocca a me. L'altro ieri 27 è toccato a Zaira, ieri 28 a Suleima, e stasera tocca a me. È il primo marzo? No, è il 29 febbraio, anno bisestile, è il mio giorno di riposo. Oh, che disdetta, il suo giorno di riposo. Te lascio d'oro, ne ho uno ogni 4 anni. E guai, dico guai, a chi me lo tocca. Buonanotte, gallitelle. Buonanotte, sogni d'oro. Certo che farò sogni d'oro, perché non dovrei farne? Riepiloghiamo. E tempo fa fuori. Piove. E qui no. Che cosa divampa oltre le mura? La guerra. E come sono le mura? Altissime. E quante porte vi sono? Solo una. E quanti chiavi vi sono? Una sola. E chi ce l'ha? Tu. E non la do a nessuno. Che Allah ti protegga. Tu sei il più potente, ma non ti fidare di nessuno. Nemmeno di me ti fidi. Di te sì, piccioncino mio. E poi non avresti nessun interesse a tradirmi. Però sai che ti dico? La chiave la tengo io. Buonanotte, putee. Senti, cara, se ti dica voglia di baia stasera, vai alle Terme di Caracalla a fare la ida, perché qui stasera ballo da solo. Ciao, nane. Che bello sono! Non te la prendere, Zanaide, buonanotte. Chi ha sonno? Nemmeno io. Si dorme tutto il giorno qui. Sentite, ragazze, questa notte ci dobbiamo divertire. Sì, brava. Giochiamo a mosca cieca. Oh, ma che mosca cieca. A Buasan? Mia padrona. È vero che nel campo dei cristiani c'è un giocoliere bravissimo, un vero mago? Si dice. Vai, cercala e conducilo qui. Ma mia padrona... Oh, vogliamo divertirci. Vai, presto. Ma c'è una porta sola con una chiave sola. Oh, le chiavi sono sempre due. L'ho fatta fare di nascosto. Vai, su. Ma se lo sa il califfo mi fa tagliare la testa. Oh, giusto, però se non ci vai te la faccio tagliare io. Vai. Anche la testa. Ragazzo, sei tu il famoso giocoliere dei cristiani? Se i tuoi giochi sono come i tuoi occhi, piaceranno a tutte noi. Thank you.
Bravo. Sentiresti di fare un piccolo gioco su di me? Saresti capace di far sparire dal mio volto la malinconia? Sì. E far apparire il sorriso sulle mie labbra? Certo. E l'amore nel mio cuore? Ma è facile. Guarda. La vostra allegria mi ha svegliato e mi ha fatto venire una gran voglia di farmi una fumatina. Corro, la mia stelascia, corro. Uè, fatti la barba. Ma questo uomo? Come ha fatto entrare? È entrato da solo, è un mago. No, mago non mago, chi entra qui dentro, il regolamento parla chiaro. Deve morire. A Boissan, prepara il palo. Lo impaliamo, ragazzi. E come lo prepariamo? Unto d'olio o asciutto con aglio e peperoncino? Col peperoncino brucia. Aglio, olio e peperoncino mi piace di più. E perché non gli fai tagliare la testa, principe dei credenti? È più sbrigativo, no? Buona idea. Senti, voglio essere generoso, eh? Tu sei un mago, te siete un mago. Beh, mostrami quello che sai fare, vuol dire che se non mi piace ti farò impalare. E se invece mi piace ti farò tagliare la testa. Ti va? Hai visto quanto ci vuole per accontentare la gente? Comincia pure. Il narghilè mi guarda. C'ha gli occhi. Cacciala lì. Sporca cionco. Oh. Una donna? Un'altra donna? Ne ho già troppe di donne. Questo mi vuol rovinare il 29 febbraio. Piuttosto ridammi la fontana che mi hai preso. Su. Già che non ti costano niente, me ne potresti fare una ventina, eh? Facci vedere. Quanti che belli! Ma sono vuote, fammi vedere. Sono vuote però. Sono crociati! I crociati? Ma qui non c'è niente.
Ma che crociati, ziocco! Non vedo niente io, se la chiave ce l'ho io. Senti, non potresti metterci dentro qualche cosa? Tu che sei così bravo, eh? Ma i crociati hanno le spade e gli scudi, hanno. Qui c'è il mago. Che se bonde fan vedè, il capo dei crociati a cavallo. E allora invece di farti tagliare la testa, ti faccio strangolare. Questo gioco, falli sparire. Accidenti ai doni. Povero califfo, anche callificida sei. Ma la colpa è sua. Lei mi trascurava, io mi annoiavo. No, no. Non c'è niente da fare. Eva, torna al tuo lavoro, io torno al mio. Oh, signor Adamo, posi quel libro e mi guardi. Non sarei una bella moglie. Come moglie, certo, non c'è niente da dire. Saresti una bella moglie, ma... E questo libro che mi fa paura. L'uomo in tutti i secoli ha sempre perduto la testa per una donna. Beh, per modo di dire. No, no, per modo di fare. Senti qui. Nel 1500 in Inghilterra il conte di Essex perde la testa per la regina Elisabetta. Ai! Calci in testa? Povera testa. Nel 1600 in Spagna il cavaliere Ruy Blas perde la testa per colpa della regina. Nel 1700 in Francia, Luigi XVI perde la testa per Maria Antonietta. Bei vestiti, però. Già, tu ti mettevi i bei vestiti e a me tagliavano la testa. Ah, in quel libro ci sono scritti solo i tristi episodi di questa vecchia Europa in rovina. Io scommetto che in America queste cose non sono mai successe. La donna non ha mai rovinato l'uomo. No, 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 mia cara, anche in America mi hai inguaiato. Nel 1865, alla fine della guerra di secessione... Guerra? In America? Sì. Ma come, io credevo che in America le guerre fossero solamente un prodotto da esportazione. Le fanno anche in casa? Come no, in casa? Non lo sai che le tagliatelle fatte in casa, le guerre fatte in casa riescono meglio? Vuoi mettere? Senti qui. Il nord ha battuto il sud. Il vecchio mondo romantico delle belle dame, delle belle ville e della galanteria è scomparso per sempre. Via col vento. Dopo la bufera si ricostruiscono gli edifici distrutti
e per primi, come è giusto e naturale, i locali di divertimento. Nel villaggio di Sant'Antonio, famoso per i suoi duelli, un piccolo cuore di donna batte ancora per la sua terra sconfitta. È Rossella di Atalanta, la ribelle del sud. Due sono di cuori e sono molto amato dalle donne. Sono troppi, colonnello? No. Se voi avete cinque assi, io ho sei pallottole. Colonnello, del Baco, avete vinto per carità. Arruara, buonasera, amici. Rossella? Rossella? Rossella, per l'ultima volta, mi volete sposare? No, capitano Butler. Domani vado a Sacramento. Io vado a Salso Maggiore. Dove? Voi andate a Sacramento, a me fa bene Salso Maggiore. Ma perché non volete il mio amore? Sono già sposata, capitano Butler. Davvero? E con chi? È più bello di me? Mille volte. È grande, è romantico, è generoso, è ricco, ubertoso, fertile, ridente. Fertile, ridente? E chi sarà mai? Bosco Giacchetti? No, è il sud. Io l'amo. Come odio voi, sporco nordista. Ma no, Rossella, io non sono un nordista. Siete sudista? No, inventore. Che cosa avete inventato? La borsa nera. Che? È una trovata che farà strada. Vedrete fra qualche decina d'anni. Conosco uno a Napoli che... Boh, so via Rossella, sono ricco, sposatemi. No, sposerò solamente chi saprà morire per il sud. Io sono tutta per la mia Atalanta. Atalanta?
Che peccato. E perché? Non andiamo d'accordo nemmeno nello sport. Voi siete per l'Atalanta, mi sono per l'Inter. L'Inter? L'Inter, l'ambrosiana, squadra milanese, più di milanese. Wilkes, Niers, Basso. Poi c'è quell'Amadei, quel Frascatano, che lì... Boh. Addio, capitano Butler. Rossella, una parola. Doppio whisky. Ecco qua il dernier cri. Doppio whisky. Sels? No, al cognac. E di moda parì. Le culi due. Senti, per $100 ti vestiresti da ufficiale nordista? Per $100 anche da cinese. Ti dovrò prendere a schiaffi. 200. Mi dovrai sparare? Sparo gratis. A salve. A 300. Pronti due whisky? Altri due. Stai attento, adesso esci, ti vesti da ufficiale nordista, poi torni, dai fastidio a Rossella, io vengo e ti dico, vigliacco, verme, e ti piglio a schiaffi, tu mi spari. A salve. Io ti do un pugno. A salve. Vero. Allora 400. Va bene, hai capito tutto? Come? Verme, vigliacco. Pronti whisky? No, basta! Vieni, qui. Ancora su. Forza, lì. D'accordo? D'accordo. Là? Ok. Ancora. Senti, Rossella. Stasera il teatro è pieno di ragazzi che hanno voglia di menare le mani. Non cantare la canzone del vecchio sud. Farà molto caldo. Rossella. Ancora qui? Ma che volete? Un favore. Stasera dovete cantare per me la canzone del vecchio sud. Ma siete voi a chiedermelo? Sì. Ma ci saranno dei tafferugli. È il mio pane. Correranno delle revolverate. E il mio formaggio? Ma ci saranno morti, feriti, mutilati. Dolce, frutta e caffè? Ah, siete troppo spavaldo. Non vi credo. No? No. Mi viene un'idea. Stasera prenderò a schiaffi per voi un ufficiale nordista. Ma lui vi ucciderà? Oh, che importa. Solo vi prego, dopo gettate sul mio cadavere una povera vecchia e lacera bandiera del povero lacero sporco e vecchio su. Volentieri. Ma non vi sembra di esagerare? No. Lasciate fare a me. Io sono in affari. E in affari un po' di patriottismo ci sta sempre bene. Conosco una a Milano. Beh. Ah, stasera... Presto, Mammy. Il mio vestito e le mie pistole. Senti, vecchio, ti vuoi guadagnare $0.50? Che? Prestami la divisa per un'ora e io ti do $0.50. Silenzio, amici, state buoni se potete. Ecco, così, grazie. Ora la nostra Rossella canterà per voi la canzone del vecchio sud. Buoni, sentite ancora una parola. Io non credo che sia necessario sparare. Ma se proprio volete sparare, sparate alla fine. Non disturbate la canzone e cercate di risparmiare i lumi. E per piacere, non tirate sul pianista. È l'ultimo. Non abbiamo più pianisti di ricambio.
cantare a te, mio vecchio su, una canzone che non si canta più. Voglio tornare al tempo che già fu, quanta passione per te, mio vecchio su. La tua bandiera tornerà, mentre il cannone suonerà, e l'invasore fuggirà, trionferà la libertà. Voglio cantare a te, mio vecchio su, una canzone che non si canta più. Risorgi ancora e non cadrai mai più. È giunta l'ora per te, mio vecchio su. La barba, ma dove l'hai trovata così bella? No, 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 dopo, dopo mi spari. Ragazza, dimentichi che la guerra l'abbiamo vinta noi? Questa canzone è proibita. Lo so, è per questo che la canto. Beh, che cosa vorresti fare? Sparare su una donna? No! Lascia andare, Rossella! Queste sono cose che si decidono tra uomini. Bravo! Vigliacco! No, lo schiaffo te lo devo dare io! Toh, toh! Bravo, sotto, non aver paura! Io paura? Verme! A chi hai detto verme? A te, verme, verme, verme! Come ti sei allungato, Bug? Beh? È un verme un po' lungo, è un verme solitario. Salute a tutti! Su, Mac, spaccagli la faccia. Ma vieni qua, a chi hai detto verme? A lui gli ho detto verme, vigliacco, antipatico, brutto, ignorante. Oh, ma che cosa c'entra lui? È cominciato con questo. Sì, ma a me mi ci trovo più a litigare con quello lì che mi è antipatico. Mentre invece lui mi è più simpatico. Ah, beh, simpatico un nordista. Beh, c'è nordista e nordista. I nordisti sono tutti uguali. Beh, a me mi piace litigare con quello lì. Basta con queste buffonate. Ah, nordisti da una parte e sudisti dall'altra. È la canzone del vecchio sud. Voglio cantare a te, mio vecchio sud, una canzone che non si canta più. Voglio tornare al tempo che già fu. Ma che fate, colonnello Cody? Il mitra non è stato ancora inventato. Giusto, non male. Quanta passione per te, mio vecchio su. Thank you.
giù. No, sono dell'Ovest e amo i fiori, caro. Vai, vai a combattere, piccolo. Com'è andata? Oh, bene, mio eroe, abbiamo vinto! Evviva il sud! Sono morti tutti! Tutti i nordisti? Tutti i nordisti, sudisti, tutti morti! Oh! Oh. Muoio anch'io, cara! Capitano! Oh, Rosella! Capitano Butler! Rosella, vorrei dirti una cosa! Che cosa? Se tu sapessi... Cosa? Quanto non me ne fregava niente del sud! Capitano! Oh. E mentre io morivo, tu mi dicevi vigliacco. No, no, torniamo pure al nostro lavoro. Contessa? Contessa? Non risponde. Che sia defunta? Mi seccherebbe sto fatto. Ma lei, signor Adamo, vuol vivere sempre solo? No, ma io non vivo solo, io vivo in mezzo alle donne degli altri. Le faccio belle perché possono rovinare gli altri. Vedrai questa qui se resiste... Come viene fuori bene? Ma non sarà sempre così come dice lei. No, sarà peggio, andrà peggio. In quel libro è scritto quello che succederà nel 2000. Nel 2000? Nel 2000. Là, là, guarda là, c'è un faro acceso. C'è qualcuno vivo là. Sembra di sì. Compagni, sbarchiamo, do Svedania. Speriamo che ci sia una donna. Donna, donna! Per carità, ne parle pas de femme. Sono dei mesi che non cherchons la femme. Uila! Io non capisco perché questa radio non debba funzionare. Chissà che stazione è. Dove Dania? No, no. Ehi, il faro! Ah! Ulla! Vengo! Su! Eccola là! Buongiorno! Niet, niet, niet. Eh? Un uomo. Che l'ora? Un uomo. Perché? Cosa vorreste che fosse? Una gallina? Come? No, dico, è meglio un uomo oggi che una gallina domani, no? Sì. Che bravi, bravi. Eccoci qua. Siete arrivati, portatevi la notizia. Io ero così in pensiero. È un mese che la radio non mi funziona. Ditemi, ditemi, per favore. Chi è che ha vinto il Giro d'Italia? Il figlio di Bartali o il figlio di Coppi? Nessuno. No? Non c'è stato il Giro d'Italia. Même pas Tour de France. Même pas Tour de France? Allora Bobela, Robice, fini. La la. Non c'è stato nessun giro in Europa. Per mancanza di campioni? No, per mancanza d'Europa. Ah, splone fondato. L'ho fondata? Da velo? E quando? Oh, un mese fa, quando è cominciata la quinta guerra mondiale. Sì, superatomica, ultrasonica. Con le valvole in testa? Yeah. Che bello. E chi ha vinto? Tutti! Tutti, eh? Allora chi ha perso? Tutti. Oh. A 3 minuti. Là, là.
Tutti morti. Noi siamo gli unici uomini vivi sulla Terra. Io lo sapevo che andava a finire così. Troppi congressi di pace, troppe petizioni, troppe colombe. Beh, accomodatevi, dico, fate qua, oramai siete qui. Io mi chiamo Adamo Rossi. Italiano? No, piemontese. A Val d'Aosta, autonomo. Val d'Aosta, Cacusta, non Cacusta. Do svedania. Sì? Io, russo. Allora ti mettiamo a dormire all'ultimo piano, perché dà un po' fastidio. No, io, nato Russia. Ah. Compagno. Non aprire, voglio indovinare cosa c'è dentro. Do svedania. Sì, cosa vuol dire di svedania? Arrivederci, ma fa molto Russia. Sì. Io americano, born in New York City. Big city, oh. Never been in New York? Ha, nice girls. Have a gun. Huh? Have a gun. Yeah? Yeah? Yes. Yeah? No. No? Sì. Sì. Mo? So. Je suis Paris. Champs-Élysées, Mistinguette, La Madeleine, Chevalier. La soupe à l'oignon. Cosa sarebbe? Zuppa di cipolle. Zuppa di cipolle? Fa molto bien rose. Ehi, Barbacarlo, tu di dove sei? In confidenza ti dirò. Eh? Io sono ebreo. No. Sì. Confidenza per confidenza, non dirlo a nessuno, io. Porto la maglietta a righe. Vieni qua, tu non parlare, questo lo indovino subito. Spagnolo! No, io solo cinese, Carlo. Davvero? Complimenti, piacere. Tedesco. Ero un po' in pensiero. No, tu non parlare, lo voglio indovinare. Aspetta, questo qua lo indovino. Tu sei? Sei? Negro. Te lo volevo dire. Scommetto che questa volta lo indovinavo. Beh, eccoci qua. Siamo rimasti in pochini, eh. Così stiamo un po' più a largo. Spazio vitale. Spazio vitale. C'è una faccia, quello lì che conosco. Beh, ad ogni modo, qui guerre, ragazzi, non se ne fanno più. Pablo, figlio infame! C'è una donna! No, una donna dove? Mia moglie! Eva, vieni qua, vieni che ti presento a questa gente qua. Ma questi signori chi sono? No, non sono signori, sono dei disgraziati come me. Molto piacere di fare la tua conoscenza, compagno. Con la tua collaborazione ripopoleremo la terra. Wait, svidagna, lei collabora solo con me, è roba mia. Tu sei uno schifoso capitalista, questa donna deve essere socializzata. No, voi non socializzate niente, questa è mia proprietà. La proprietà futto, ha detto mozze. Chi? Mozze. Ma che mozze, ma va a vendere le cravatte a una lilla tu. Democrazia, iniziativa privata. Have a cigarette? J. Ma le iniziative private le prendo io con mia moglie. Ehi! Oh là là! D'accordo. Una donna la si conquista come una trincea, avec le drapeau, di slancio, con la furia francese. Allora, calma, 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 signori. Dopotutto c'è anche il mio parere da ascoltare, non vi pare? Per il bene dell'umanità vuol dire che posso sacrificarmi... E con tutti voi? Cosa? Mi oppongo! Bravo, Barbacarlo! Mi oppongo perché la legge di Mosè dice non desiderare la donna d'altri. È quello che dico anch'io. E perciò guai chi desidera la donna mia. E vieni, io sono della razza eletta. Nein. Io essere razza eletta. Deutschland über alles. Germania sopra tutto. Ma non sopra mia moglie. Vieni, Eva, vieni via. No. E adesso? E noi due? Sempre noi due. Mettiamoci d'accordo. Si capisce. Adamo! Adamo, vieni! Torna indietro! Sono morti tutti! Torna da me! Rifaremo il mondo noi due soli! Oh, ne ho abbastanza, cara! Niente! Adamo, vieni! No, e quando dico no, no! No! Troppi guai! Non mi conviene, cara! Peccato, però.
Perché io le voglio bene, signor Adamo, le ho sempre voluto bene. Ah sì? Anche prima della lettera? E quale lettera? Quella del notaio che mi annunciava l'eredità. A lei sapeva? Sì, l'ho scritta io. E perché? Per provarti. Invece niente eredità, cara. Sono giovane e povero come prima. Ma io ti amo lo stesso. Sposami e buttiamo via in fretta questo terribile libro scritto in cinese. Ma che è scritto in cinese? Leggilo. È il manuale del perfetto parrucchiere. Ma allora? Sai che ti dico? Io ti amo, ma ho paura. Oh, coraggio, Adamo. Proviamo. Forse la vecchia ditta da Medeva, riformata da noi due, smentirà l'antica leggenda. Saremo la prima coppia felice. Squasi, squasi. Un momento. Signori e signori, Adami, dite la verità, con un'Eva come questa, che cosa fareste? Eh? Sì? Tutti? Ah, anche lei ragioniere? Lo credo. Già, perché io... Oh, la contessa è viva! È viva! È viva! Ecco. Adamo, come sono venuta? Un amore, un bijou, una bambola. Oddio, la pelle è un po' irritatina. Guardi, adesso lei non si guardi allo specchio per 3 o 4 anni. No, le potrebbe fare un po' impressione. Anzi, lei non dimentichi la nostra ditta, che è sempre la migliore. Venga a trovarci, non ci faccia torto. No, questa no. Questa non più. Questa? Grazie, signore. Contessa? Thank you.